Good afternoon, everyone. My name is Brad Dean. I'm the director of the TIFF Cinematheque, and I'm also the lead programmer for the Masters and Cinematheque sections here at the festival. It is my distinct pleasure to welcome you to this afternoon's screening of Marco Bellocchio's incredible feature debut, Fists in the Pocket. To begin, we'd like to acknowledge that today's event is taking place on the treaty territory of the Mississaugas of the Credit First Nation and the traditional territory of the Haudenosaunee, the Anishinaabe, and the Huron-Wendat. We are grateful to have the opportunity to work in this community. We would like to thank Janus Films for providing us with this beautiful restoration you're about to see this afternoon. And we'd also like to thank Film Italia for their generous support in all of our Italian filmmakers at the festival. So Marco Bellocchio began making films in the 1960s alongside contemporaries such as Pier Paolo Pasolini and Bernardo Bertolucci. The film that you're about to see, or should I say, the masterpiece you're about to see, it was directed in 1965, and it's his feature debut. Since then, he's directed films such as China is Near, In the Name of the Father, My Mother's Smile, Good Morning Night, and that's just to name a few from his very distinguished career. He is here at the festival with a really remarkable new film, The Traitor, which we'll be screening tonight, and I encourage you all to see that film if you can. It's really an amazing film. It premiered in Cannes earlier this year. But without further ado, I'm really honored to welcome to the stage Marco Bellocchio. Grazie, grazie. Vabbè, sono... Devo parlare? Thank you. I have to speak. Io parlerò in italiano perché tanto voi molti italiani mi... I want to speak Italian because I think some of you are Italian. Many of you are Italian. That's why I want to speak Italian. No, voglio solo dire, I will only say that I'm very contento, emozionato di essere qui dopo tanti anni. I'm very satisfied and emotional to be here after so many years. E mostrare questo mio primo film. To show this my first film. È una circostanza abbastanza particolare che nello stesso giorno qui a Toronto venga presentato il mio primo film e l'ultimo. It's a particular circumstance that here in Toronto my first last movie will be presented. Ma comunque, io dopo il film, se qualcuno volesse restare a farmi qualche domanda, sono ben felice di rispondervi. I would be very pleased if some of you want to ask me something after the movie, or if you have any questions, I'll be very glad. Il film non è propriamente una commedia, per cui è un po' improprio dirvi buon divertimento. Comunque ve lo dico lo stesso. I cannot say, you know, amuse yourself because it's not the movie is not really a comedy, it's like a drama. So but have fun anyways. In ogni caso, a dopo. Case. Va bene? I'll see you later. Grazie. Thank you. So I'm going to start out and I'll ask some questions and then we'll open up to the audience in a few minutes, but I just want to start with this film is still, I think, so shocking to watch today, and I was wondering if maybe you could talk about it upon its initial release and how it was received. Il film è ancora scioccante oggi, volevo dire questo? You mean to say that the movie was shocking today? That's what you meant? Scioccante? Questo è un buon segno. This is a good sign. No, no, perché mi sono sempre chiesto, perché molti, il film è molto vecchio, ha 54 anni. Because the movie is 54 years old. E molti giovani hanno visto il film, che non erano neppure nati quando il film è stato fatto. Many young people saw the movie, they weren't even born when this movie was made. Però mi comunicavano sempre delle emozioni. Yeah, but they communicated come, to me emotions like come se i temi
la violenza e l'odio anche familiare che like a violence and the subject was about the violence, hatred, you know, family. Fosse ancora attuale. Would be like if it was you know, current che, today. E potessero ritrovarlo anche in questo film così antico. And could find it also in this movie, this old movie. Pur essendo nati 20 anni fa, ecco. Even if they were born 20 years ago. Ecco, questo. Come era stato accolto? Allora. I was seen at that time. No, è stato accolto con molto turbamento. It was received with lots of, you know. E stupore, ecco. They were surprised and shocked. Per esempio in Italia, ma anche nel mondo, il fatto di un giovane che uccide la madre in quel modo. In Italy and in the world, you know, the way of this young man who kills his mom in this way. È sembrato molto quasi insopportabile. Seemed almost intolerable. Intollerabile, sì, esatto. Intolerable, sì. Yes. Exactly. Però, e quindi quando io ho assistito ad alcune proiezioni, so allora, seen some projection at that time, mi colpivano certe reazioni da parte del pubblico, certain reactions from the public, di stupore, that they were surprised, stupefied, e anche di riso. And also that it was like a certe mocking. Scene producevano il riso. Certain scenes made the public laugh. Che io non avevo non avrei mai immaginato. And I never imagined that this certain scenes would make people laugh. Un riso di stupore, dice, ma com'è possibile che venga presentato queste cose? And it was like a laugh, you know, stupefied laugh, because how can we project these things, such things? Anche perché in Italia, come voi sapete, la figura della madre, ma forse nel mondo, ma in Italia in particolare, è una figura sacra, ecco. In Italy and in all over the world, the mother figure is like a sacred figure. Ecco. E quindi il film ha avuto una lunga storia e dopo 54 anni è presentato qua. The film had a long story after 54 years was presented seen in here. E ha segnato un po' anche il mio destino. And it marked my destiny too. Perché è un film. Io ho fatto tanti altri film e poi qualcuno vedrà Il Traditore, che è un film, penso che sia un ottimo film. Ma questo film ha una caratteristica che è unica. Yes, but I made many movies, also The Traitor, which we'll see later on, but this movie has a particular characteristic. Perché è il primo film che ho fatto. Because this is the first movie that I ever made. La prima volta della nostra vita, delle cose che facciamo, ha una sua unicità. The first è irripetibile. Things, the first things that we do in our life, they are not repeatable. It has a new unique character. That's it. Okay. I'll ask one more question, then we'll open it up. But I wanted to ask about the setting of the film. It's really so evocative, and I was wondering if you could talk about, yes, both the house and the region too. I think. Sì, beh, il set, essendo un primo film. Since it's a first movie, the setting is. Fatto con pochi soldi, poco. This movie was made with, you know, pochi dollari. Well, a little bit, you know, not too many dollars. So. Allora abbiamo utilizzato. Come set, come una villa, la villa e l'appartamento, perché l'ambiente della famiglia è costituito da due ambienti. Al cinema succede spesso. Yes, so we used a villa and an apartment because un appartamento dentro
il paese. Often it's an apartment inside. E questa villa esterna che erano di proprietà di mia madre. And this isolated villa that was my mother's property. Lei, poverina, non ha capito dopo quando ha visto il film. She didn't understand, you know, before, but after that she saw the movie. Solo molti anni dopo, quando ha visto il film, ma scusami, ma stai parlando di me? No, chiaramente. Only after many years after, when she saw the movie, she said, "Were you talking about me?" Però mi ha perdonato. Mi but ha perdonato. She forgave me. Ha perdonato, era buono. Non. Okay. Maybe we can open up to the audience now. If you just raise your hand and we'll pass the microphone. I think we have someone right here. Hi there. My question to you is, what inspired you to make this movie? Che cosa vi ha ispirato a fare questo questo film? Ma mi ha ispirato la mia vita, mi ha ispirato my life. Inspired my life. Ma naturalmente la mia vita in modo molto metaforico, molto. In a metaphoric way, it inspired me in a metaphoric way. Io non ho sempre rispettato mia madre, che è morta nel suo letto. I always respected my mother who died in her bed. Cioè, molto, molto. Però è stata la mia vita e anche la necessità che io avevo. It was my life and also di dimostrare a me stesso. To show myself. Se ero capace di fare questo lavoro. To show myself if I were able to, if I was going to be able to do this work. Perché poteva essere che diventasse un fallimento. Because it could have gone bad, you know, it could have gone. E allora avrei cambiato mestiere. So if it didn't work out, I would have changed the occupation. No, nel senso che io amo molto dipingere, forse avrei passato alla pittura, non so, ad altre cose. Ecco. Also, I like to paint, so maybe I would have gone to paint something. Il film ha avuto molto successo. But this movie had lots of success. Allora io ho continuato. So I continued on. Questa è la vita. This is my life. Okay, I think we have. Thank you very much. Alessandro commits matricide and fratricide, and it's implied that there may be an incestuous relationship with the sister, but are there redeeming qualities? Is he all bad? Ma, sì, devo dire che il film nella sua storia in the story, the movie story, è stato interpretato in due modi. It was interpreted in two ways. Nei primi anni 60, in the early 60s, come un manifesto di un certo tipo di ribellione. It was like a manifest of a certain type of rebellion. Contro la famiglia, contro le istituzioni, contro e quindi il personaggio di Alessandro è diventato una specie di eroe. Se so, così possiamo dire Alessandro il protagonista character, sì. Was like he became sort of a hero. Col passare degli anni as years went by, la mia posizione è cambiata. My position changed. Nel senso che io ho visto in Alessandro meaning that I saw in Alessandro un uomo estremamente violento. An extremely violent man che voleva in realtà conquistare il potere all'interno della sua famiglia. In reality wanted to conquer power inside his family. Qualcuno l'ha definito un criptonazista. Certain people defined him as a crypto-nazis. Cioè uno che veramente per conquistare il potere nella sua famiglia era disposto a tutto, ad ammazzare la madre, il fratello e avrebbe ammazzato anche la sorella se non fosse intervenuta un'altra circostanza. In order to get to this kind of internal power in this house, he employed all kinds of means. Un uomo crudele, un uomo crudele, freddo. Cold-blooded. Però questa è la dimostrazione molto interessante. This is di come nella storia i personaggi possono essere interpretati in modo diverso. Oh, in the story the characters can be interpreted in different ways. In modo diverso. I think we have one in the center here.
Hello. First, I want to say I really like the cinematography and the story itself, so thank you. And my question is, you are writing about the story, how do you come up with the like story setting? And also, like, if you, I don't know if you watched it today, but if you watch it, what's your feeling like after all these years? Io oggi. Ma io oggi è chiaro, la vita va avanti. Life goes on. Se fai il conto, avevo 25 anni allora, lei può capire quanti anni abbia oggi. I was 35 years old then, so a novembre compirò 80 anni, quindi la vita cambia. Il mio atteggiamento, io non potrei più mai rifare un film come questo. I could never remake a film, a movie like perché this. La mia idea verso la vita, verso gli uomini, è molto cambiata. Io non ho più rifatto questo film nella mia lunga carriera. E penso, anche se ho un temperamento anarchico, però ho un temperamento non violento. Un'anarchia non violenta, ecco. Non saprei farlo, non sarei falso, non saprei farlo. I wouldn't be able to do that. È passato tanto tempo. And many years went by. Okay, unfortunately, we're out of time right now, but I'd just like to thank Marco for joining us and the audience, and please come and see the Traitor, which is playing tonight and tomorrow. Grazie veramente. È stata una nuova esperienza, una nuova nascita, rinascita. A new experience for me.